Il Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano ha ospitato l'edizione 2023 della Festa dello Sport, evento itinerante organizzato dal CONI provinciale. Oltre 150 i premiati tra società sportive, dirigenti e atleti che si sono distinti nel 2023, raggiungendo obiettivi prestigiosi su palcoscenici nazionali e internazionali. Menzioni speciali a chi si è distinto a livello sportivo e dirigenziale nella provincia, ma anche nella carriera agonistica. Ospite d'onore il grande e indimenticabile capocannoniere d'Italia 90, Totò Schillaci. Un consiglio a chi si avvicina al mondo del calcio, ai giovani, è sempre più complicato arrivare in Serie A. Tu mi insegni che tra tanti ragazzi pochissimi arrivano alla massima serie. Un consiglio che gli puoi dare? Ma perché oggi i ragazzi non vogliono fare tanti sacrifici, quindi arrivano a una certa età, arrivano a 14 anni, 15 anni e poi... Anche questo? Anche questo influisce moltissimo. Ma oggi è molto più facile riuscire a giocare a calcio, ai miei tempi era molto più difficile, quindi sono cambiate le regole, è cambiato il calcio, è cambiato un po' tutto, è cambiata la vita, quindi credo che qualsiasi ragazzo che vuole intraprendere questa professione la deve fare con la massima serietà, professionalità, rispettare le regole, non farsi, come dire, coinvolgere dall'amico che insomma... Tutto bisogna fare sacrifici, capito, alla fine. Ecco, tu ne hai fatti tanti perché sei arrivato a tanti sacrifici, non eri un privilegiato, non eri uno, l'hai fatto proprio con i sacrifici, con la voglia, con l'impegno. Ma ho avuto accanto mio padre, la mia famiglia che mi ha sostenuto fino alla fine. Io a quell'epoca non è che ho frequentato gli studi, quindi per me la scuola era come si chiama, un'opzione, quindi ho sempre giocato a calcio da 11 anni, quindi per me la mia passione era sempre stato il calcio, però ho sempre avuto la testa a posto perché per me l'obiettivo era quello di riuscire a diventare calciatore. Sicuramente non mi immaginavo tutto questo perché arrivare a vincere scarpa d'oro, migliore giocatore mondiale, insomma tutto questo non me l'aspettavo, quindi è stato anche per me una sorpresa. Però bisogna crederci nella vita, perché dico ai ragazzi, se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi, ragazzi. Ecco, questo è bello.